devo stigmatizzare il fatto innanzitutto che, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, la opposizione ha partorito, ha prodotto un documento rispetto al quale io non sono stato affatto coinvolto. Ritengo che ci debba essere una condivisione nelle scelte. Come ho stigmatizzato e continuo a stigmatizzare certe scelte della maggioranza più avute dall'alto, beh, parimenti lo stesso modus operandi, lo stesso criterio vale per quanto riguarda i rapporti con l'opposizione. Nell'opposizione, anzi, per quanto riguarda questa dichiarazione che ha fatto poc'anzi il collega consigliere Fiusco, se da un lato può rappresentare un'immagine di politically correct, per così dire, di un comportamento di fair play tra maggioranza e opposizione, beh, su questo c'è da dire che io ho usato spesso, per quanto riguarda certa opposizione, l'espressione virgolettata o finzione, ed evidentemente certi inciuci tra maggioranza e opposizione trovano appunto la manifestazione, la realizzazione questa mattina proprio delle dichiarazioni per conto della maggioranza del consigliere Fiusco. Per cui io mi sento, non per un fatto personale nei confronti della consigliera Toscana, massimo rispetto per la sua persona, ci mancherebbe altro, e la mia soltanto una valutazione negativa circa la metodologia usata per capirci dal tuo consiglio. Non essendo il sottoscritto stato coinvolto, e quindi